Ciao a tutti, oggi inizia la seconda settimana di allenamento con Gabri, quindi insomma dici un po' cosa hai preparato per me e per noi. Bene, diciamo la prima settimana è andata come? È andata iniziando a salire in bicicletta, facendo un po' di zig zag. Nella seconda giornata dell'allenamento della prima settimana Matteo ha cominciato a prendere un po' di confidenza con la bicicletta, è entrato nel circuito, l'ha ripetuto varie volte e quello che facciamo nella seconda settimana sarà lavorare più sul tecnico. Eccolo qua! Vedi? Allora, giustamente, come si parlava di tecnico, la prima cosa importante che un ciclista deve avere è l'abbigliamento, il capo tecnico, quindi in questo caso una maglietta sottotermica a maniche lunghe, perché siamo ancora in una temperatura inizio primavera, una maglia tecnica da bike, ok, esattamente, con apertura per poter respirare quando siamo in salita, abbiamo bisogno di areggiare un pochino la parte centrale, e dei pantabike con un piccolo fondello. Il fondello è quello piccolo spessore che ti dà un pochino di sollievo per quando sei seduto in sella. L'abbigliamento tecnico è uno dei nostri, diciamo, obiettivi di questa giornata. Il secondo, lavoro tecnico sarà quello di imparare proprio oggi come si utilizzano i cambi. Finalmente oggi monterai, sarai più tranquillo perché nel circuito oggi ti insegnerò a utilizzare i cambi per andare un pochino più in agilità sulle parti di salita, un pochino più duro nella parte di discesa, perché l'obiettivo di questa settimana è adoperare bene i cambi per poi gli allenamenti successivi a cominciare a salire una bella salitella, che per te sarà il primo obiettivo più importante. Sì. Allora, il lavoro tecnico che dobbiamo fare oggi è un lavoro esclusivamente per imparare a cambiare, cosa importante. Adesso oggi adopriamo quello che è il cambio sul lato destro, ok? Perché il lato destro va a comandare quello che sono praticamente tutta la parte del pacchetto dei pignoni, ok? Che sono questi, okay. Bene? In questo caso qua. Cosa succede? Allora, con il pollice della mano destra basta spingere una volta quando fa uno schiocco. In questo caso poi la bicicletta, mentre te pedali, la catena sale sulla parte dei pignoncini, quelli più grandi, e quelli più grandi ti servono per avere, diciamo, una spinta migliore in salita, più facilità in salita. Nel caso contrario, quando la salita è finita e deve ritornare giù in discesa, fai altro che spostare il pollice sulla parte sotto del cambio, dare un colpo e la catena da dietro, da quello di sopra, passa a quello di sotto. In questo caso cominci a poter spingere più di rapporto, e nel caso tu abbia voglia ancora di più, ne fai uno, due, a seconda dove vuoi te, e piano piano la catena scende sugli ultimi rapporti, quelli da, diciamo, da spinta e da discesa, ok? Ora, in questo caso, per fare la partenza rimettiamo il cambio un pochino sopra, in maniera che puoi partire un po' con un po' più di facilità. Ecco, così l'abbiamo sistemata e adesso puoi fare la partenza come classica, come sempre fa. Sistemi già le mani a modino sul manubrio e quando sei pronto, con un balzo, spingi e salti sopra. Ok. Come vedete, la partenza d'ora è sempre un po' difficoltosa. Vai, via. Ok, sistemati. Perfetto. Vai. Fatti il tuo giretto classico. Vai. Ok. Acquista bene la pedalata, E quando vuoi, intanto inizia a pedalare. Prendi bene una bella andatura e quando vuoi inizia già con il pollice destro prima su quello grigio. Senza staccare la mano. Vai. Inizia a cambiare. Pollice destro, pedala, se no la catena no, perfetto, vai, ottimo. In fondo che inizia a scendere, con il pollice sempre destro, cambi, metti un pochino più duro su quello nero. Vai, comincia a buttarne giù uno, devi cominciare con quell'altro a risalire, però pedalando, se no non entrano le marce. Pedala.
Pedala, pedala! Vai, perfetto, fai tutta la curva col pedale sollevato. Bravo, così, perfetto. Ora inizia a pedalare. Bravo. Ho appena perso un attimo il pedale, quindi sono preferito scendere perché non avevo più l'appoggio. Stavo provando a fare un cambio con la marcia, ma devo avere sbagliato a premere. Quindi mi sono fermato, ora sono sceso perché avevo paura di cascare. Non riuscivo a capire cosa dovevo fare, quindi ho fatto un attimo di pausa. Sono riuscito a risalire e ora sto provando a continuare il percorso. Ok, perfetto, ora alleggerisci. Perfetto. Ok, hai fatto due cambiate, ne fa uno, hai fatto. Eh no, uno, un click solo deve fare la bicicletta. Vai, vai, continua, continua. Continua. Perché te sali troppo tutto insieme. Va bene, perfetto, dai. Ok. La cambiata è come nella macchina, una marcia sola alla volta deve entrare. Poi ne può fare una, due, tre, quattro, cinque. Ok, finisci tutta la curva così, perfetto, bravissimo. Ottimo. Vai, ancora, perché siamo leggermente in pendenza. Poi te lo dico io, vedi, tanto la strada la capisci anche te. Perfetto, adesso indurisci con quello nero. Una alla volta, clic e cambia. Clic e cambia, pedala. Un altro. Ok, vai, perfetto. Ti aspettiamo qua, facciamo un altro giro. Perfetto, una cambiata solo quando senti di quando ne hai bisogno. Bravo, così. Ricordati sempre, una cambiata sale, va bene? Vai, così, perfetto. Vai tranquillo, passa qui. Vai, difficoltà, perfetto, ottimo. Vai. Se vuoi puoi fare un cambio adesso, che è un po' più duro. Ok, vai, perfetto, che ce la fai, va benissimo, bravo. C'era una macchina, non sono riuscito a fare l'ingresso diretto e mi sono un po', ho avuto un po' paura, quindi ho frenato e sono sceso. Ora provo a ripartire. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Allora, ricordati che se ora vai giù e sei in discesa, arriverai in fondo con il rapporto duro. Prima della curva, siccome c'è dopo la curva c'è subito un po' di salitella, già prima della curva devi già mettere quelli leggeri, perché se no ti trovi in curva già con la salita che non ce la fai. Quindi ora va bene così, va bene? Quando sei a 50 metri prima della curva, inizia a alleggerire. Ciao a tutti, oggi è giovedì, secondo allenamento della seconda settimana e oggi Gabri mi ha portato in un posto nuovo, molto carino, diciamo, per chi non è livornese probabilmente lo noterà. Gabri, cosa facciamo oggi? Allora, innanzitutto spieghiamo la location. Siamo scesi dal Montenero, che ha circa un'altitudine di 150-200 metri, per arrivare giù al livello del mare. Siamo esattamente alla rotonda d'Ardenza, il piazzale più famoso e grande affacciato al mare della Livorno sportiva, perché qua veniamo a fare, oltre noi di Pink House, tutti gli allenamenti, ma tutta la gente sportiva viene a passare tutti i giorni qua, corsa, bicicletta, nuoto, si nuota anche d'inverno. Quello che facciamo oggi è un allenamento tecnico, un pochino più specifico per quanto riguarda l'equilibrio e il saper guidare meglio la bicicletta. Come vedremo più avanti, ho predisposto dei piccoli coni dove dovrai fare una sorta di gincana all'interno dei coni per saper distribuire bene gli equilibri e le forze, le pedalate giuste da destra a sinistra. Bene, bene.
Ed è una prova in più perché voi non lo vedete ora, ma c'è anche un po' di gente, quindi devo anche stare attento a cosa faccio. Sì, va bene, ma proprio il divertimento, il divertimento è questo, poter districarsi anche in mezzo a, alle persone. Sì. Andiamo ad allenarsi! Sentiti il cambio giusto che ti sei... Qui ne adopererai solo uno oggi, perché essendo pianura, quello che metti lo tieni sempre. Prenditi già una bella pedalata di velocità, trovati il cambio giusto. Vai, bravo. Mani sempre sui freni. Ok, ora visualizza me. Vieni qui e devi fare la curva, ok? Vai, pedala, tranquillo, tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo. Non la fare troppo larga, devi starci sempre vicino, vai. Curva, ottimo, a quello là. Bravo. Bravo, falla proprio vicino, bravo, ottimo, vai. Quella di là, benissimo. Bravo, ci arrivi vicino, fai la curva, bravissimo, e punti quello lì. Giallo, bravissimo. Ottimo, bravo, bravo, bravo Matteo, bravo. Questa, l'ultima. Allora, primi due giri sono andati, come sono andati? Perfetto, circuito fatto benissimo, un pochino di incertezza, però le curve sono state fatte bene, aperte, belle larghe. Ora ti spiegherò poi come si entra in curva. Si entra in curva sempre, se curviamo verso sinistra, con il pedale sollevato. Me lo sono ricordato sugli ultimi. Esatto, ok? Quando poi fai curva opposta a destra, pedale destro sollevato. Sì. Quando è finito la curva, rinizia a pedalare. Bene, ottimo, ricordati il pedale sollevato, Vai, quello interno, ok? Vai, vieni. Ok, ora proviamo a puntare diritto i coni, non allargarti troppo. Ora da qui proprio puntalo diritto, vai. Diritto, senza allargarti, vai, così, via, così, bravo, perfetto, vai, vai su quell'altro, puntalo diritto e via, ruota, troppo larga, accidenti, no, questo non va bene, no, certo, vai, bravo, così, dai, come hai fatto prima, un pochino più chiusa la curva, chiusa, bravo, questo è perfetto, ottimo. Esatto, vai, arriva e chiudila, bravo, punta subito, ottimo, queste due perfette, quella che l'hai presa larga prima, ora la devi chiudere subito, bravo, chiudila, chiudila, ok, lo so, hai tenuto il piede giù, vai, ok, finisci tutta la curva, vai, pedala, bravo, pedala, perfetto, vai, piede su ora, no, quell'altro, cioè, è quello interno. Vai, ora il piede destro, su, piede destro su, ok? Esatto. Il piede in alto, perché senza il piede in alto non ce la fai. Il piede interno alla curva. Esatto. Non ce la fai a girare. Poi portare, visto, apro un po' anche col ginocchio, sì. Perché in maniera puoi piegare un po' la bici. E pieghi un po' il corpo, ma e quindi il ginocchio. Ma quando pieghi, come fai a non cascare? Perché devi bilanciare con il peso. Il ginocchio serve apposta per portare il peso da una parte e te devi portare la bicicletta piegata dall'altra. Perché ti devi fare la curva nel frattempo. Esatto. Ok. Controbilanciare cioè non ti devi buttare tutto. No, devi controbilanciare con la bici da una parte e te portarti dall'altra. Okay. Un po' come fanno i motociclisti quando piegano. Sì. Capito? Piegano la moto e loro si buttano dall'altra. Ok. Perché se no tempo, cioè vai giù appena. Vai insieme alla bicicletta in terra. Sì. Ok. Vai, ripedala, riprendi un po' di velocità, ci arrivi giusto, pedala, bravo, e via, vai, alla grande. Hai visto come l'hai tagliata più secca? Vai, bravissimo, vai. Ok, via, bravissimo. Così, vai. Passa in mezzo al cono e a me, così, bravissimo, vai, Ale, bravo.
abbiamo appena finito la seconda settimana di allenamento. La seconda. Come è andata secondo te? Beh, Gabri, io sono altro che contento, perché se si pensa esattamente a 14 giorni fa che non eri mai salito in bicicletta all'età di 28 anni. Di 28 anni, quasi 30, lo dobbiamo ricordare perché si può. Infatti vorrei dire a tutti i ragazzi che hanno le difficoltà, che un po' si vergognano perché hanno già superato un'età abbastanza matura, che in bicicletta si può benissimo andare, imparare anche a una tarda età. Quindi insomma, se volete siamo a disposizione per aiutarvi. La settimana di Matteo, la seconda, è andata benissimo. Abbiamo cominciato a mettere tanto lavoro tecnico, lo scorso allenamento abbiamo imparato ad usare i cambi, oggi abbiamo imparato ad andare in bicicletta su un circuito obbligato come quello dello zig zag, quindi oggi ha fatto un ottimo allenamento. È chiaro, non lo vogliamo dire, però un po' di fastidio al sedere c'è, perché c'è. Passa a tutti quelli che iniziano a praticare il ciclismo all'inizio, il poggiarsi sulla sella dà un pochino di dolore, ma passerà, sicuramente passerà presto anche a Matteo. Vi faccio complimenti e ci vediamo alla terza settimana. Posso dire un'ultima cosa? Perché veramente io non ho mai fatto ciclismo, ma chi vuole e ha voglia di mettersi in gioco, Gabri è anche una persona veramente iper adatta a questo, quindi tenetelo in considerazione. A qualunque età, se volete mettervi in gioco, imparare ad andare in bicicletta, questa è la persona che fa per voi.